Il giorno dopo l'ho rivista. Questi barriti, per noi che conosciamo bene gli elefanti, significano che stanno innamorandosi. Oh, sarei contento. Solo così mi riuscirebbe di avere un po' di tempo libero. E speriamo proprio che si tratti di una storia seria. All'inizio io temo sempre. Le elefantesse hanno meno senso di pudore. I maschi, invece, sono piuttosto riservati. Hanno, mi dispiace di dirlo, più dignità. Nel primo pomeriggio dopo il bagno e la colazione, bisogna lasciarli soli nella giungla. Sono timidi, molto timidi, pudichi, molto pudichi. E l'ho rivista. Il giorno dopo riportai l'elefante sotto lo stesso albero per la colazione. Anche l'indomani.
Ho preso un appuntamento col maestro di scuola per fargli scrivere una lettera, ma una bella lettera a mio padre perché venga a chiedere la mano della ragazza. La lettera deve essere stata bene studiata, se pochi giorni dopo, tornando dal lavoro, trovai mio padre che mi aspettava. Pensai al mio cappello, è un copricapo musulmano, di quelli che portano i maut. Poiché io sono indù e non musulmano, mi sono detto, mio padre brontolerà. È un uomo di principi e mi tratta sempre da sciagurato. Si incontrò con il padre della ragazza e rispettando le buone maniere ciascuno disse male dei propri figli. Il matrimonio fu combinato secondo le regole e la notte mio padre e io andammo al tempio a aspettare l'ora delle nozze. Fino a quel momento, come uso da noi, non si ha il diritto di avvicinare la fidanzata. Ella raggiunse il tempio con l'autobus del mattino.